Professor Sapelli, che governo, un governo centrodestra Movimento 5 Stelle, che politica economica farà e può permettersi di farla con i vincoli europei che incombono? Decantare, fare decantare, decantazione. Questa è la parola chiave che lei giustamente ha introdotto e che anche la Presidente Pivetti di fatto ha evocato saggiamente, che è la prova vivente del ruolo delle istituzioni. Mi ricordo quando entrò Presidente giovanissimo e quando ne uscì sembrava Raiotti, quindi no, una cosa fantastica. In realtà quando ne sono entrato ho assunto credo per intero la responsabilità anche certo, dal secondo giorno. Ma è certo, che ma le sto dicendo questo, si è fatta signora Presidente, le sto dicendo questo. Quindi non c'è nulla di male istituzionalizzarsi, infatti, assolutamente. Infatti. E la stessa cosa si dirà su questo problema della politica economica. Innanzitutto devo dire che questa cosa, perché inizia già adesso la bordata intimidente del pilota automatico, per cui se le cose che abbiamo ora sentito fossero vere non era neanche bisogno di andare a votare. Non ho capito come si possa digerire così scioccamente, lasciatemelo dire, queste cose che sono forme di intimidazione. Innanzitutto la nota sulle pensioni è un articolo tecnico apparso sul bollettino della BCE, non ha nessun valore né normativo né predittivo, è un'ipotesi scientifica su cui sono già usciti in sede OCSE contestazioni. Quindi questa cosa viene ammansita al popolo, ai cittadini, agli ascoltatori come un veleno. L'altra cosa è che non si può discutere di politica economica in questa situazione senza tenere a mente la mutata situazione internazionale. La questione di Trump non è una questione che riguarda solo il commercio mondiale, ma riguarda la politica economica europea e diretta contro l'egemonia tedesca in Europa. La guerra dell'automobile è una conseguenza della questione del diesel, su cui codesta trasmissione ha detto delle cose molto importanti prima. Quindi adesso fare riferimento in modo così meccanico, togliendo la politica dall'economia, è quanto di più errato. Vale ciò che disse il buon Matteo Salvini qualche giorno fa. La prima cosa che dovremmo fare è rinegoziare i trattati europei. Quindi questo governo avrà tanti difetti, ma ci garantisce di non avere più quella che Helen Müller, nell'alta della sua autorevolezza sul New York Times, quindi un giornale chiaramente schierato con l'elite, ha definito un colpo di Stato istituzionale. Quindi la famosa lettera Draghi-Trichet nel 2011, che provocò la caduta di un governo senza ricordo da loro. Sì, c'era anche diciamo lo spread politica, molto alto all'epoca. Lo spread molto alto, come lei sa benissimo, dottoressa, è manovrato dall'oligopolio finanziario. Finora né la borsa né lo spread è con vero. Questo governo ha avuto un fermentino. No, mi piace che Sapelli dà già per fatto il governo. Allora, saluto Belpietro, faccio questa domanda. E anche c'è una situazione internazionale che favorisce un governo di cambiamento profondo, come potrebbe essere un governo 5 Stelle e Lega, con l'appoggio di alcune parti del centrodestra. Allora, Belpietro, professor Sapelli, vengo subito da lei, perché lei più volte così aveva fatto le sue osservazioni su Macron, quel Macron che insieme alla Merkel all'indomani del voto italiano si sono detti, certo l'immigrazione è un problema, ma va? Professore. Cosa posso dirle? Posso dirle che finora quello che sostiene il peso umano è il senso della carità. La carità di queste straordinarie persone che abbiamo sentito e visto prima. Naturalmente affrontare questo tema bisogna mettere assieme la carità e la giustizia. Quindi come ricordava prima il dottor Padellaro e la dottoressa, la presidente Pivetti, Dublino deve assolutamente cambiare. Ma poi c'è qualcosa di più, che anche le istituzioni devono essere benevolenti. C'è bisogno di misericordia. Il poliziotto francese che scarica la donna quando a 2 metri c'è un medico, ecco, io sono orgoglioso di essere un cittadino di uno Stato dove le nostre forze di polizia, le nostre istituzioni, dall'esercito, pensate cosa ha fatto la Marina in tutti questi arti,
sono giusti, efficaci ed efficienti, ma sono benevolenti, misericordiosi, caritatevoli. Non dimentichiamo mai che la Francia ha una storia terribile, adesso lasciamo perdere, ma basta leggere le pagine di Tocqueville, si legge solo quello che fa piacere, ma Tocqueville scrive delle pagine sulla colonizzazione in Algeria, hanno spinto i contadini berberi, i contadini algerini nel deserto, quindi è un colonialismo terribile. Ecco, come sempre la storia rivela, le istituzioni rivelano il senso di un popolo e lo formano anche, quindi dobbiamo lavorare per cambiare questa Europa con il segno della giustizia ma anche della misericordia, perché senza misericordia non si affrontano questi temi.